I dinosauri predatori hanno dimostrato un'eccezionale capacità di adattamento. Sono stati in grado di colonizzare tutti i continenti della Terra, evolvendo e trasformandosi continuamente. Hanno dominato il pianeta per milioni di anni, ma il loro destino era segnato. La loro scomparsa è imputabile agli effetti della caduta di un asteroide sul nostro pianeta. 20 volte più veloce di un proiettile, un asteroide del diametro di 15 km precipitò sul Golfo del Messico. L'energia liberata dall'impatto fu superiore a quella di un miliardo di bombe atomiche. Scoppiarono incendi indomabili, violenti terremoti e tsunami. Gli effetti più devastanti, però, furono provocati dai materiali che vennero scagliati negli strati alti dell'atmosfera. Il pianeta rimase avvolto per mesi e mesi in una cappa oscura. La luce del sole non filtrava. La Terra era precipitata in una notte ininterrotta. Gli animali sopravvissuti alla catastrofe rimasero ad affrontare una situazione ardua. L'impatto aveva scatenato una letale concatenazione di eventi. Senza luce, la maggior parte delle piante morì. Gli erbivori furono decimati. La scarsa vegetazione che ricominciava a crescere consentiva a stento di sopravvivere agli animali più piccoli. Ma non bastava certo per sfamare tutti per lunghi periodi. Gli animali saprofagi erano favoriti. Ma era un vantaggio illusorio. Una volta esaurite le carcasse da spolpare, anche loro sarebbero morti di fame. La caduta dell'asteroide sconvolse l'intera catena alimentare. Non si estinsero solo i dinosauri. L'evento ebbe ripercussioni su tutte le forme di vita terrestri, causando la scomparsa di oltre il 60% delle specie. L'estinzione, tuttavia, non colpì in modo casuale. Un fattore più di ogni altro segnò il destino dei dinosauri: le loro dimensioni. Sulla terraferma non sopravvisse alcun animale di peso superiore ai 25 kg. Non c'era cibo sufficiente a nutrire gli animali più grandi. Le grandi dimensioni che avevano permesso ai dinosauri di diventare i dominatori del pianeta furono anche la loro condanna a morte.